Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lo accennava anche Lucio Caracciolo prima, le acque sono un po' agitate anche sul fronte italiano, non solo quello della maggioranza politica, ma anche quello dell'opinione pubblica, perché vi dicevo prima, e vedrete i dettagli nel punto di Paolo Pagliaro, che il nostro sondaggio fatto da Demopolis ci dice per esempio che il 68% degli italiani vorrebbe un'Europa più impegnata in una mediazione fra Russia e Ucraina, e solo il 25% ci vuole più impegnati fino alla vittoria dell'Ucraina contro la Russia. Gli italiani sono più realisti o più cinici, Beppe? Beh, noi italiani abbiamo memoria, c'è una terza cosa oltre al realismo e il cinismo. La memoria, noi siamo un paese dove la guerra l'abbiamo avuta per molti secoli di fila e ce la ricordiamo. Io ti sto parlando da Cagliari, qua se lo ricordano ancora gli anziani quando gli sono arrivate le bombe quel giorno 3 febbraio, e tutta l'Italia andando indietro. Ci sono paesi come la Gran Bretagna e l'America, gli Stati Uniti, dove la guerra non fa parte della memoria collettiva in casa, e quindi hanno atteggiamenti diversi. Questo non voglio scusare nessuno, però questo è una cosa che dobbiamo ricordare e dobbiamo sempre ricordare agli stranieri. Io penso, spero, che il 90% degli italiani vogliano un'Ucraina, vogliono che l'invasore, la Russia, l'aggressore perda, nel senso che molli prima o poi. Il problema è come ci si arriva a questo qua. Gli italiani sanno o dovrebbero sapere una cosa che secondo me abbiamo letto poco, e ne approfitto per dirla: sono state colpite in Ucraina 200 strutture sanitarie, ospedali, case di riposo, pronti soccorsi, banche del sangue, reparti di pediatria. Tu puoi colpirne 3 per errore, non 200, lo fanno apposta i russi. Ecco, gli italiani questa roba qui non l'accetteranno mai. Quello che non vogliono, la maggioranza di noi, e mi ci metto anch'io, è arrivare a un punto in cui un Putin fa una pazzia che cambierebbe il mondo, e sappiamo cosa stiamo pensando. Questi hanno le armi nucleari, ma non è che tifano la Russia, vogliono che questa storia finisca. Poi ci penseranno gli anni a dimostrare che, secondo me, Questa storia la vincerà l'Ucraina, perché sarà un paese europeo che verrà ricostruito, e la Russia pagherà per almeno una generazione questa follia di Putin. Noi non vogliamo però che tutto questo avvenga in maniera orribile e traumatica. In fondo Draghi a Washington ha detto esattamente questo a Biden, ha detto: signori, cerchiamo di trovare un modo di uscirne, tanto non è che gli ucraini possono arrivare a Mosca. Sì, forse qualcuno in Polonia se lo immagina, però parliamoci chiaro, Lucio l'ha ripetuto molte volte, questo è impensabile, quindi bisogna uscirne. Bisogna uscirne. È necessario che gli ucraini arrivino a Mosca perché la Russia vada a carte 48. In questi casi il problema per la Russia, come per qualsiasi paese in quelle condizioni, è il fronte interno, ma non il fronte interno inteso solo come opinione pubblica, inteso come apparati della forza, come elite, come anche oligarchi. Tutti quelli che stanno intorno a Putin non è che vogliono fare una brutta fine. E quindi questo può provocare dei movimenti di disintegrazione. Poi non dimentichiamo che la Russia sono 11 fusi orari e dentro c'è di tutto e di più. E quindi qualche parte della Russia, qualche soggetto della Federazione Russa, federazione per modo di dire, potrebbe dire: vabbè, a questo punto io perché devo fare la fine dei moscoviti? E quindi perché non fare... Parlo del Caucaso, parlo della Siberia, parlo del Tatarstan, l'elenco è lungo. Una Repubblica Autonoma, per esempio. Sì. Andrea Scanzi, quindi...